Dopo appena 17 mesi dall'inizio dei lavori e prima della data inizialmente prevista per fine 2015, torna a scorrere l'acqua nella fontana di Trevi grazie all'imponente operazione di restauro finanziata da Fendi. La monumentale fontana progettata dall'architetto Nicola Salvi nel 1732 e cornice di film come La dolce vita e Totò Truffa torna a splendere nel suo originale bianco marmoreo, bagnato da quell'acqua custode dei desideri di tanti romani e turisti internazionali. È uno dei monumenti più conosciuti al mondo, più visibili al mondo, è un restauro che si conclude anche in tempi più ristretti di quello che era la previsione iniziale, quindi lasciatemi dire un altro motivo di essere fieri, no? Di essere qui. 17 mesi, 3 milioni di visitatori che sono passati sulla passerella che era stata messa in maniera temporanea per permettere ai visitatori di vedere la fontana da vicino durante il restauro. È un evento veramente emozionante stasera, con tante persone, un privilegio essere qui con nessuno, con quest'acqua stupenda, questo bianco abbagliante della fontana. La città, che è una città per noi molto importante, perché siamo qui che lavoriamo e abbiamo fondato questa maison nel 1925, la viviamo e operiamo soprattutto in questa città. L'acqua è un simbolo di vita, di rinnovamento, di movimento, e quindi sicuramente è augurale per tutti.